Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo e capito dall'intro, questa alle mie spalle è la mia nuova postazione 2020. Questo non voglio che sia uno dei soliti video in cui vi faccio vedere la postazione, vi mostro le componenti, tutti gli accessori, le cose, perché ne ho già fatti e sinceramente mi scoccio di farne altri, anche semplicemente perché tutto è uguale alla vecchia postazione. L'unica cosa che cambia è la disposizione, poi per quanto riguarda appunto componenti e tutto il resto è sempre uguale alla scorsa postazione. L'unica cosa che voglio spiegarvi e voglio dirvi è il motivo per il quale ho fatto questo spostamento. Diciamo che è un po' superfluo fare questo discorso, perché chi mi conosce da sempre sa che non riesco a rimanere nella stessa postazione per più tempo. Ho bisogno di cambiare perché sono sempre in cerca della postazione dei sogni, la postazione ideale, la postazione che mi renda produttivo e libero di fare ciò che voglio in qualsiasi momento. Credo che attualmente questa postazione mi dia quello che cerco per il momento. Non sarà sicuramente definitiva, perché ho imparato nel corso del tempo che con me la parola definitivo non c'è. E quindi niente, ci sono molte persone che, vedendo questa storia che state vedendo, no, non so in quale lato, comunque state vedendo una storia, mi hanno contattato dicendomi: no, perché la togli? Perché cambi postazione? Perché, cioè, alla fine l'ho soltanto spostata, resa un pochino diversa e più funzionale, non ho cambiato la postazione. E comunque, se vogliamo dire che ho cambiato la postazione, l'ho fatto per il motivo che vi ho detto prima. Quindi niente, io direi che per questo video è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram per appunto vedere storie spoiler come questa, o questa, non lo so. E niente, noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Aspetta, mo come... Vabbè, se con la magia dell'editing ci sono riuscito, vi ho lanciato una mano. Ciao!